diverse, tante, un sacco di cose da dire e quindi eccoci qua per una chiacchiera più veloce rispetto al solito, almeno penso sulla carta, poi vedremo come andrà. Ci sono delle notizie, ci sono delle novità e quindi cerchiamo di commentarle insieme. La prima riguarda Paul Pogba. Andiamo in ordine di giocatori trattati dalla Juventus. Dovrebbe esserci la data per le visite mediche di Paul Pogba il weekend. Quindi, secondo Gianluca Di Marzio, secondo Sky Sport, nel weekend Pogba firmerà il contratto con la Juventus, sarà a Torino per sostenere le visite mediche e diventerà ufficialmente un calciatore della Juve. Quindi il 10 inizieremo il ritiro con Paul Pogba, magari proprio per via di questo arrivo. Tra l'altro Pogba che continua a essere in vacanza con Dybala. Su Dybala c'è un'altra novità, una chiacchiera di Marotta, mi piacerebbe parlarne nel caso sul secondo canale lato Inter più che lato Juve, perché come ben sappiamo oggi Dybala non è nei pensieri della Juventus, non è negli interessi dei tifosi della Juventus. Un altro argentino invece sì, cioè Angel Di Maria, e secondo Romeo Agresti tutto quello che c'era da fare anche a livello burocratico è stato sbrigato, tutti i dettagli sono stati limati. Angel Di Maria è un calciatore della Juve e si lavora per portarlo a Torino anche lui entro il fine settimana, entro la giornata di sabato. Quindi veramente puntiamo il radar, segniamoci sul calendario questo fine settimana, dove tra l'altro sarò ancora in compagnia di Kinoshi, abbiamo una partita di beneficenza a Riccione, a casa sua, quindi saremo insieme eventualmente per parlarvi di quello che sta accadendo lato Juve, lato arrivo di calciatori molto molto importanti. E queste sono due trattative che la Juventus ha chiuso, che molto presto riuscirò a ufficializzare, perché in tanti mi state scrivendo sì ma Luca ancora di ufficiale non c'è niente. Io capisco la preoccupazione di queste persone, non la condivido, perché lato Pogba e Di Maria in questo momento sono abbastanza tranquillo per quelle che sono le notizie che ci stanno arrivando anche da più fronti, come abbiamo elencato proprio ora. Poi capisco che invece ci sia qualcuno che rimane un po' più cauto, un po' più sul chi va là, e quindi fino a che non ci sono le ufficialità, ma capisco perché anch'io sapete bene come la penso, fino a che non c'è ufficialità non la considero chiusa, però un cuor mio mi sento abbastanza tranquillo e leggero di quello che può essere il risvolto positivo dell'operazione. Quindi benvenuto Pogba, anzi bentornato Pogba, benvenuto Di Maria, vi aspettiamo a braccia aperte per iniziare al meglio questa nuova stagione. Per quanto riguarda invece Nicolò Zaniolo, attenzione, perché sempre Romeo Agresti riporta che ci sono delle chiacchiere, dei contatti in corso frequenti tra Juventus e Roma. Giocatore, volontà di andare alla Juve l'ha già espressa. La Roma in questo momento non sarebbe disposta ad aprire ad un eventuale o a delle eventuali contropartite tecniche. La richiesta della Roma rimane di 50 milioni e la Juventus sta cercando invece di limare questo prezzo, perché la Juve a quel prezzo lì non ci vuole arrivare, o appunto di inserire una contropartita che può essere interessante. Attenzione che nella giornata di oggi sono venuti fuori un paio di nomi. Uno è Zaccaria. Io vi dico proprio tranquillamente, ve lo dico fuori, io considero strano, stranissimo il nome di Zaccaria coinvolto nella trattativa. Oggi si mormorava addirittura di Zaccaria più 20 milioni di euro per arrivare a Zaniolo. Insomma, ragazzi, io non credo che Zaccaria oggi possa essere considerato sul mercato, o almeno sarei stupito di vederlo sul mercato per un motivo. È arrivato 6 mesi fa su richiesta di Allegri in un mercato invernale dove dovevamo cercare di mettere un po' a posto la squadra. Zaccaria non è stato fenomenale in questi 6 mesi alla Juventus, intendiamoci, non è nemmeno da buttare. Io credo che abbia fatto 6 mesi buoni, qualche infortunio di troppo, ma penso che sia uno dei punti di ripartenza per la Juventus del domani. Poi se mi dite guardate che Zaccaria è già stato bocciato da Allegri o dalla Juventus, allora io qui alzo le mani, non dico più niente, mi sembra strano, mi sembra decisamente strano, faccio un po' fatica a crederci. Secondo me è un buon giocatore, ripeto, non è un fenomeno, però se iniziamo a mettere in dubbio anche i giocatori che sono arrivati 6 mesi fa alla Juventus, cara la mia continuità di progetto, capisco la rivoluzione, capisco mandare via alcuni giocatori che erano lì da tanti anni, che non rendevano più come prima, però Zaccaria sinceramente non mi sembra il primo giocatore a far partire. Poi io sono sempre dell'idea, come avevamo analizzato qua su YouTube, che Zaccaria sia un giocatore che davanti alla difesa fa il suo. Ieri nella live vi parlavo anche del ruolo del regista, dicendovi che non esistono veri e propri registi ad oggi nel calcio moderno. Basta guardare Real Madrid e Liverpool, giocano 4-3-3, davanti alla difesa non hanno un regista vero e proprio, hanno un giocatore un po' più di equilibrio, più una mezzala di costruzione, una mezzala tecnica come Modric, come Thiago Alcantara. Il nostro potrebbe essere Locatelli, potrebbe essere Fagioli, potrebbe essere Miretti, non lo so, scegliete voi, Rovella e vari. Zaccaria davanti alla difesa secondo me può essere un'opzione. Allegri non ce l'ha mai visto, lì l'ha sempre schierato come mezzala destra. Io ne ero rimasto anche stupito, perché
quando abbiamo guardato il giocatore nella sua vecchia squadra era tutta un'altra cosa, però vabbè, è lui che sceglie. Poi se lo mettiamo addirittura sul mercato forse inizio a non capacitarmi di queste decisioni, vediamo se sarà davvero così. Ribadisco, la Roma sembra che oggi stia ancora negando alla Juventus la possibilità di inserire una contropartita tecnica. Mi dispiacerebbe cedere Zaccaria, quindi vi giro la domanda: cedereste Zaccaria alla Roma insieme a 20 milioni di euro per Nicolò Zaniolo? Punto di domanda. Altro nome che è circolato proprio nelle ultime ore è quello di Juan Cuadrado. Qua molto a sorpresa, ragazzi, perché potremmo tirare fuori un tweet di Cuadrado di qualche settimana fa, nel quale diceva che non c'è mai stata l'intenzione da parte sua di andarsene, e faceva capire che c'erano stati dei problemi con la Juventus sotto il profilo del rinnovo, no? Sapete bene com'era il discorso: è scattato l'anno in più automatico di rinnovo di contratto di Cuadrado, superate le 40 presenze stagionali. La Juventus voleva spalmare il contratto di Cuadrado su due stagioni, non voleva pagargli i 5 milioni e mezzo, 5 milioni di stipendio in un'unica stagione, e invece Cuadrado non ha accettato, ha voluto un solo anno di contratto a quella cifra lì. Un po' di tensione probabilmente c'è stata tra il giocatore e la Juventus, e dato che è in scadenza 2023 e non c'è l'apertura del giocatore al rinnovo, può essere inserito in qualche discorso, sì, però adesso la domanda che vi faccio è: Juan Cuadrado che valore di mercato può avere a 30 anni abbondanti con il contratto in scadenza del 2023? È un po' il discorso che facevamo anche oggi sui cartellini. Io non credo che la Roma possa essere aperta all'inserimento di Cuadrado nella trattativa per abbassare di così tanto, anche perché Cuadrado, ragazzi, ribadisco, ha un ingaggio pesante che non ha voluto spalmare con la Juventus, quindi con la Roma che con un tipo di contratto fa, cioè, mi sembra strano. Cioè, il nome di Cuadrado mi sembra ancora più strano rispetto a quello di Zaccaria. Perché? Perché la Juventus almeno 15 milioni, 10-15 milioni di euro vorrà valutarlo Cuadrado per poter fare, se la Roma ne vuole 50, 35, per dire, io 40 milioni e Cuadrado per Zaniolo forse non lo faccio, ve lo dico tranquillamente, forse non lo faccio, per quanto sia dell'idea che Cuadrado non valga così tanto. Cioè, secondo me Cuadrado non li vale 10 milioni, però secondo me Zaniolo non ne vale 50. Torniamo al discorso che abbiamo fatto ieri, poi quindi lungi da me attraversare ancora questa cosa qua. Però attenzione che Cuadrado potrebbe essere uno dei giocatori in uscita, e questa è una notizia di Monblano, questa di Cuadrado, che aggiunge anche che ieri la Juventus e l'Udinese hanno avuto il primo contatto ufficiale per una trattativa inerente a Molina, quindi il terzino destro della Bin Celeste, che insieme a Di Maria potrebbe andare a formare una corsia tutta argentina in preparazione in vista del mondiale, che ci sono degli automatismi magari che si conoscono tra di loro. Molina a me piacerebbe tanto come giocatore, è ovvio che se dovesse uscire Cuadrado con l'ingresso di Molina e l'ingresso di Zaniolo sarei contento. Ribadisco, attenzione sempre, cerchiamo di capire un po' quanto ci sono di cifre, perché poi mi viene a dire che se facciamo Zaniolo più Molina con fuori Cuadrado parte anche De Ligt, e Danilo, che non sarà più titolare a destra, sarà visto un po' come difensore centrale, che è un po' una delle ipotesi che paventavo oggi. Tra l'altro ho visto un video di AJG, mi è venuto in mente su questa cosa qua, a cui chiedono proprio a Danilo se vestirà ancora la maglia numero 6 nella prossima stagione. Lui non risponde e ride, perché ovviamente la maglia numero 6 è quella che potrebbe essere associata pure a Paul Pogba. E chiedono anche a Fagioli se rimarrà alla Juventus l'anno prossimo, e lui con tutta onestà risponde a bassa voce: non lo so, perché in questo momento non c'è ancora un vero e proprio punto d'incontro tra la Juventus e il giocatore, quindi bisognerà intervenire anche qua. Ieri vi dicevo priorità De Ligt, faccio un po' fatica a dirvi che è più priorità Fagioli che De Ligt, perché il livello del calciatore ad oggi è differente. Però ragazzi, ricordatevelo il discorso che abbiamo fatto stamattina, stampatevelo qua nella memoria: oggi è rischioso arrivare a 1-2 anni dalla scadenza di un contratto per i calciatori, perché il cartellino in questo momento è difficile trattenerlo. Poi magari Fagioli si è un po' più fortunato perché è italiano, è juventino, è cresciuto juventino, un po' come Zaniolo che vuole venire alla Juventus, un po' come Locatelli l'anno scorso, cosa diversa rispetto a De Ligt, che non l'ha vissuto magari sulla propria pelle. Quindi ci sono ancora dei giocatori che, cresciuti in Italia, nati in Italia, sono juventini da sempre, si sono immaginati la carriera in Italia, nella Juve. Non è così per tutti, quelli cresciuti internamente al bel paese magari ce l'hanno questa cosa,
giocatori stranieri in questo momento sono più attratti da altre prospettive. Quindi attenzione a scherzare, perché anche il contratto di Dybala, siamo stati da 2 anni a questa parte a dire ma sì, prima o poi rinnova, De Ligt, ma sì, prima o poi rinnova, Fagioli, ma sì, prima o poi rinnova. Attenzione a giocare con le scadenze dei contratti. Ve l'avevo promesso, abbastanza veloce, tante cose da dire, tante notizie che sono state riportate, tante voci, tante indiscrezioni. Fatemi sapere un po' quello che ne pensate, perché ci sono veramente tantissime cose in ballo. Molina, Cuadrado, Zaniolo, Zaccaria, Pogba, Di Maria, Fagioli, Danilo, insomma, abbiamo parlato di tante cose.